Buongiorno a tutti, io sono Alessandro Moranesi, sono docente di storia bizantina e storia romana presso l'Università di Pavia e tutore presso la Fondazione Bislieri. Oggi vi vorrei parlare di un fenomeno storico che in qualche modo può intrecciarsi con il dibattito e le grandi paure che tutti noi in queste settimane stiamo vivendo. Una grande pandemia, una pandemia come quella che stiamo vivendo, in qualche modo va ad abbracciare situazioni che sono fra loro apparentemente non connesse, situazioni familiari, emotive, piuttosto che situazioni di disagio economico, di trasformazione politica e di trasformazione sociale. Tutte insieme, rappresentano quelle sorte di grandi tornanti della storia che permettono all'umanità di cambiare e modificarsi in modo anche molto. Si fa un gran parlare oggi su quale sarà la portata del fenomeno che stiamo vivendo in queste settimane. E allo stesso tempo impazzano ricostruzioni, polemiche e dibattiti su quale sia l'origine del virus Covid-19. Si tratta di fenomeni che gli storici hanno già avuto modo di approcciare ed affrontare in molteplici situazioni. Io oggi vi vorrei parlare del grande fenomeno della cosiddetta peste nera di Giustiniano, un episodio che comincerà a Costantinopoli nel 541 d.C. e che terminerà soltanto 2 secoli dopo, nel 749 d.C., provocando enormi trasformazioni di tipo politico, sociale ed economico, andando a mutare in modo radicale l'organizzazione socio-economica della nostra società, della società come la conoscevano gli abitanti dell'epoca. Nei manuali, anche universitari, anche di alto livello, spesso le grandi epidemie trovano poco spazio. Nel giro di poche righe si esauriscono fenomeni che invece stiamo davvero vivendo in queste settimane, in questi mesi, hanno invece una portata radicale. Sono in qualche modo cartine di tornasole e allo stesso tempo cause fondamentali di cambiamenti che rimangono nei decenni e poi nei secoli. Per darvi un quadro più specifico, più preciso di questo fenomeno, potrei partire da questa mappa, da questa cartina. Qui vedete l'Europa di Giustiniano, come fosse divisa prima e durante i primi anni del regno di Giustiniano, che governa sulla parte orientale dell'impero. Giustiniano mette in atto una serie di guerre, innanzitutto la cosiddetta guerra vandalica in Nord Africa e nel sud della Spagna, e poi a partire dal 550-552 circa, le cosiddette guerre gotiche, che portano, seppure in modo del tutto effimero, l'impero a riunirsi. Vedete però alcune date. 534, la data fondamentale della guerra vandalica, e 553, 552-553, la guerra, le guerre contro i Goti, le guerre italiane. Una differenza, un lasso temporale molto elevato, molto lungo, molto ampio rispetto a quella che era l'organizzazione militare tipica degli antichi, che tendevano a fare una guerra dopo l'altra. C'era la stagione delle guerre, e dalla primavera in poi si andava a combattere fondamentalmente. Allora, perché? Per più di 10 anni, per un quindicennio circa, non si muove guerra in Europa. Il motivo è semplice, va ricercato in quella data del 541, quando nel giro di 3 mesi la popolazione di Costantinopoli, che era la più grande metropoli del mondo in quell'epoca, contava più di 500.000 abitanti, andò a dimezzarsi. Nel giro di pochi giorni, nei primi 5-10 giorni dell'epidemia, Costantinopoli perse il 10% della sua popolazione.
L'incremento delle morti fu poi esponenziale, esponenziale. La peste nera, o Yersinia pestis, era arrivata in modo massivo, totale, per la prima volta in Europa. Vedete qui questa foto da un microscopio elettronico. La Yersinia pestis è un batterio, è provocata da un batterio che, e questa è cosa molto nota, molto famosa, arriva all'uomo attraverso fondamentalmente la pulce. A sua volta la pulce è infettata dai ratti. Perché la Yersinia pestis arriva all'uomo? Arriva all'uomo perché una qualche pulce, le pulci vanno a mordere dei ratti infetti, i batteri passano alla pulce e dentro l'intestino della pulce si moltiplicano. Quando poi la pulce va a mordere un essere umano, lo va a sua volta ad infettare. Nel giro di pochi giorni la persona si ammala e muore. Molto spesso, la persona infettata va a sviluppare una polmonite batterica, che lo rende naturalmente a sua volta agente di trasmissione della malattia stessa. E questo perché, come, ben ci è noto dalle misure precauzionali che siamo costretti a rispettare in queste settimane, basta uno starnuto, basta un colpo di tosse, basta il contatto con liquidi umani per poter essere infetti dalla peste stessa. E quindi a quel punto il contagio diventa esponenziale. L'origine della peste è collocato nell'area che va dal nord della Cina e la Mongolia. Lo vedete in questa mappa che ricostruisce come dall'età del bronzo, quando abbiamo i primi casi che archeologi e medici sono riusciti insieme ad individuare, i primi casi di peste, di Yersinia pestis nell'uomo, che si muove a più riprese e va alla fine ad abbracciare, a toccare tutti e cinque i continenti. Ecco che la domanda che sorge spontanea è: perché, dato il quadro di spostamento, di variazione di decennio in decennio, di secolo in secolo, che dall'età del bronzo in poi Yersinia pestis fa andando ad intaccare l'intera umanità. Perché proprio nel 541? Le fonti antiche, penso ad esempio al Corpus Ippocraticus, piuttosto che ai testi di Galeno, non riportano conoscenza di peste bubbonica. Sono estremamente dettagliate queste fonti e sono estremamente affidabili per capire i quadri epidemiologici dell'antichità. Eppure non ne abbiamo riscontro. Soltanto uno studioso antico meno noto, qual era Rufo di Efeso, vissuto fra il primo e il secondo secolo d.C. e conosciuto per un bel trattato sulla melanconia, sulla malinconia. Tratta questa la peste bubbonica. Quindi possiamo dire che tra il primo e il secondo secolo d.C. il mondo greco-romano, le culture romana e greca erano venute in contatto, quantomeno da un punto di vista dell'osservazione scientifica, con questo batterio. Eppure ancora tutto il mondo greco-romano non aveva avuto modo di toccare massivamente questa grande pandemia provocata da una peste. Allora dobbiamo cercare di capire il motivo per cui questo avviene. Innanzitutto dobbiamo fare una premessa. L'impero romano crea le condizioni perfette, le condizioni economiche, sociali,
epidemiologiche perché possa avvenire la peste. Lo vedete da questa immagine che è una sorta di mappatura degli scheletri del ratto nero, del rattus rattus, che gli archeologi sono riusciti a trovare nei territori europei e in generale nei territori sottoposti alla romanizzazione. Il mondo romano, per la sua organizzazione logistica, per la grande attenzione alle connessioni sociali, economiche e politiche che creava nel momento che andava ad assimilare, ad includere una zona dopo averla conquistata, da un certo punto di vista rappresenta il paradiso per un ratto, innanzitutto per i suoi approvvigionamenti alimentari, le enormi quantità di grano che venivano trasportate, stoccate negli odrea, nei granai, nei grandi silos e qui mantenute. Il fatto che esistessero delle vie di comunicazione molto ben organizzate, estremamente ben definite, all'interno dei quali le merci si muovevano ed erano vie di comunicazioni stradali, ma anche delle rotte di navigazione. L'esistenza di grandi porti, una forte cultura all'urbanizzazione, una forte cultura dell'urbanizzazione, quindi la creazione, lo stabilire di spazi urbani ad alta densità abitativa, il che provoca la creazione di human waste, di rifiuti. Tutte condizioni all'interno delle quali e grazie alle quali il ratto prospera. Possiamo quindi dire che grazie all'impero romano avviene l'espansione del ratto in Europa. Le ricerche archeologiche ci mostrano che, ad esempio, in Britannia non esistevano ratti prima dell'arrivo dei romani. Il ratto è veicolo, o meglio, la cultura romana veicola anche il ratto. L'organizzazione, la logistica, l'estrema organizzazione logistica romana veicola i ratti, permette ai ratti di espandersi. La politica romana, con le sue grandi distribuzioni di grano, spesso gratuite per gli abitanti di Roma e dei grandi centri, quindi la dimensione politica, quella sorta di welfare, il panem et circenses dei romani, è a sua volta uno strumento che permette la veicolazione, l'espandersi, il benessere del ratto. E quindi l'impero romano è in qualche modo il preambolo a quanto avverrà nel 540, dal 540-541 perché insieme a questo avviene una mutazione in un plasmide, il plasmide PPCP1, che è quello che rende il batterio dello Yersinia pestis particolarmente violento sia per la quantità sia per la qualità dell'infezione che provoca. Ecco, per secoli l'impero romano, fosse questo l'impero, come dire, tradizionale, piuttosto che poi l'impero bizantino, l'impero romano d'Oriente, dopo il 476 d.C., aveva permesso nella sua organizzazione logistica il diffondersi dello Yersinia pestis, ma è soltanto quando avviene una mutazione genetica particolare nel plasmide, del batterio, che questo deflagra, che l'epidemia può deflagrare. E come deflagra? Lo vediamo da questa cartina. L'impero romano importava merci preziose, merci di alto valore, ad alto valore aggiunto, come si direbbe oggi, dall'India. Si trattava di materie prime di alta qualità, quali ad esempio le spezie, ma anche una materia prima che permetteva di creare un grande status symbol del mondo romano.
Si importavano cioè dall'India tanti e lunghi capelli neri. Con questi capelli neri, persone della buona società di Roma, di Costantinopoli, di Alessandria e così via, si facevano fare delle parrucche. Queste parrucche andavano ad ornare ed erano considerati degli status sociali, degli status symbol, scusate, di notevole livello. Erano garanzia di ricchezza, oltre che degli strumenti per appellirsi, per rendersi più attraenti fisicamente. Dall'India, dalle coste indiane, lo Yersinia pestis riesce a muoversi andando, come potete vedere da questa cartina, e arriva fino alle foci del Nilo. Arriva in particolare al porto di Pelusium. Il porto di Pelusium è il primo posto dove, il primo luogo dove la peste bubbonica vada a diffondersi. Da Pelusium nel 541, nel giro di poche settimane, pochi mesi, si sposta prima a Gerusalemme e poi ad Alessandria. L'essere arrivato in una grande città porto, quale era Alessandria, un grande hub di spostamento culturale, intellettuale, ma naturalmente anche materiale, rende a quel punto il diffondersi della peste quasi inevitabile. Nel 542, come potete vedere, arriva a Costantinopoli. Nel 543 arriva a Cartagine e da Cartagine si sposta a Roma. Arriva anche nello stesso periodo ad Aro, altra grande città romana, città gallica importante. Grande snodo poi di traffici, di commerci verso la parte più settentrionale di quello che era stato il mondo romano fino alla data simbolo del 476 d.C. A questo punto, dicevo, l'epidemia ha la possibilità di espandersi in modo radicale. E torno ancora su questa immagine. Vedete che all'epoca in Europa vivevano circa poco più di 30 milioni di persone. Potete vedere come intorno al 540, nel giro di pochissimo tempo, la popolazione si dimezzi. E vedete anche le varie ondate di peste, come a cadenza di circa 12-15 anni tornino in Europa, spostandosi via via sempre più verso Occidente e continuando a provocare, seppure in modo meno forte, meno violento, ancora morte e distruzione tra la popolazione. La città di Costantinopoli vede la popolazione dimezzarsi nel giro di 3 mesi circa. Abbiamo un riscontro economico molto chiaro. Il follis, vale a dire la moneta di bronzo, la tipica moneta di bronzo battuta dalla zecca di Costantinopoli, una moneta di relativo scarso valore, una moneta estremamente comune, nel giro di pochissimo tempo vede ridursi di circa il 30, 35, 40% la quantità di bronzo in esame tenuto. Addirittura diminuiscono le dimensioni delle monete. Il dramma, il blocco economico, sociale e politico che tutto questo stava generando dà immediatamente i suoi frutti, i suoi riscontri, anche da un punto di vista monetario. Ma da un punto di vista generale, da un punto di vista sanitario, si consuma la peggiore tragedia. Le fonti dell'epoca, vale a dire in particolare Procopio e Giovanni da Efeso, ci mostrano infatti la crudeltà, il caos, la distruzione che imperversava, andava a toccare le grandi città come i piccoli centri minori dell'impero.
Procopio ci racconta in modo estremamente anche violento, si potrebbe dire, per usare un termine moderno, splatter, come si gestissero i morti. In particolare, si andavano a prendere nelle grandi torri di difesa che adornavano le città. Mi riferisco in particolare alla città di Sicae, che si trova molto vicino a Costantinopoli. Bene, questa città era orlata da mura difensive, le mura difensive avevano a loro volta delle grandi torri. Queste torri vedevano togliersi, veniva eliminato il tetto e dall'alto venivano buttati in queste torri come dei silos, venivano buttati, accatastati i morti. E c'erano delle persone che venivano pagate per calpestare i cadaveri in modo che questi con la pressione si rompessero, marcissero ancora prima e per far sì che potessero starci ancora più cadaveri all'interno di queste torri che diventavano appunto delle torri di morte, non più torri di difesa, ma delle torri di cadaveri. Anche un'altra grande costruzione difensiva, vale a dire le mura di Teodosio. Queste mura che ornavano invece la città, soprattutto verso il porto, verso il mare, erano diventati luoghi dove si accatastavano i cadaveri e poi venivano gettati in mare con la speranza che l'acqua se li portasse via quanto prima e i pesci li mangiassero. Il fetore in città, in Costantinopoli, era ovunque, la distruzione era ovunque. Si prova a mettere in atto una sorta di logistica interna, per cui i morti da Costantinopoli vengono trascinati, portati dall'altro lato, sull'altro capo del Corno d'Oro, e si apre quindi una sorta di navetta, trasporto cadavere, per allontanare il più possibile i corpi trascendenti dalla città. Tutto questo ancora non basta. Le tombe private, le grandi tombe private, vengono requisite dall'imperatore perché possano venire ributtati altri cadaveri. Si creano delle fosse comuni. Abbiamo documentazione che Teodoro, che era, diciamo così, più alto funzionario in carica nella corte di Giustiniano, aveva ricevuto l'ordine di far scavare delle fosse comuni all'interno delle quali vennero stipate circa 70.000 persone. Un fenomeno quindi tragico, assolutamente distruttivo, che ebbe delle conseguenze però non soltanto sulla città di Costantinopoli, perché come vi dicevo, tutta l'Europa venne toccata da questo tragico fenomeno. E ora vorrei in particolare, porre l'attenzione sulla città di Roma, la quale venne toccata sicuramente nel 543, ma venne toccata a durare prese, anche nel 590. L'anno 590 fu l'anno che vide il più potente dei fenomeni epidemiologici nella città di Roma, una città che già era in preda agli scontri, alla conquista da parte dei Longobardi e al sostanziale abbandono di buona parte della città che preferiva, della popolazione che preferiva andare a rifugiarsi in altre città. E però nel 590 avviene qualcosa di veramente tragico, che ancora una volta ci fa capire come la sfortuna, la casualità, insieme all'organizzazione che ci si dà, possa essere veicolo o meno di grandi epidemie. Perché nel 590 cosa accade? In una città che era già stremata dalle guerre, dagli scontri con i Longobardi, una grande piena del Tevere. E questa grande piena del Tevere
in qualche modo provoca la rottura degli argini, e con la rottura degli argini i ratti, ancora una volta, vanno a conquistare, ad infestare grandi parti della città. Se prima erano in qualche modo confinati, relativamente confinati, nella zona intorno al fiume, ora con la rottura degli argini, la rottura delle fogne, non c'è più limite, non c'è più confine all'infestarsi del rattus rattus nella città. Ed ecco che la città viene letteralmente consumata, decimata, distrutta da questa epidemia. Paolo Diacono, che è la principale fonte per noi, ci dice, forse esagerando, ma probabilmente avendo ben chiara la situazione generale, che a Roma rimasero soltanto 500 abitanti. Voi considerate che fra terzo e quarto secolo d.C. Roma contava più di 1 milione di abitanti. Questo vi dà l'idea, vi dà la misura del dramma. Eppure come storici, non possiamo non considerare come questo grande fenomeno, abbia anche apportato delle trasformazioni, di grandi cambiamenti e delle opere che molto probabilmente l'umanità non avrebbe mai potuto ricevere, di cui l'umanità non avrebbe mai potuto godere senza questo enorme dramma. E mi riferisco soprattutto alla splendida chiesa, alla splendida basilica di Hagia Sophia, di Santa Sofia, che fu eretta, o meglio, i cui lavori di ampliamento, di trasformazione, cominciarono nel 543, proprio grazie alla volontà di Giustiniano, che per cercare di ingraziarsi la volontà divina, iniziò l'erezione di questa grande opera. Ci furono grandi polemiche a tal proposito. Si disse che le tasse che anche in quegli anni, anche in quei decenni di peste, lo Stato cercò e continuò a raccogliere, fossero state usate per qualcosa di completamente inutile per il benessere della popolazione. Ma sono questi dibattiti che, come potete ben vedere, collegano e toccano il mondo antico e il mondo contemporaneo, e che permettono a tutti gli storici di tracciare quei grandi quadri, quelle grandi cornici, che sono il sale della ricerca storica e che permettono a tutti noi di avere un quadro completo, delineato, su come siano andati i fatti. Grazie per l'attenzione, ho detto.